benvenuti amici del Montefeltro, nuovo video di rasatura oggi per parlare dello Yaki regolabile, un rasoio che è diventato non famoso, direi famigerato tra gli utenti più addicted, più appassionati, perché insomma è un mercato molto di nicchia, la nicchia della nicchia della nicchia, però noi siamo qua, lo proviamo. Abbiamo avuto delle piccole difficoltà, faccio vedere, magari se si riuscisse a fare un po' di zoom sarebbe l'ideale. Dicevo, abbiamo avuto delle piccole difficoltà perché questo rasoio arrivava totalmente sregolato, ne abbiamo parlato in un video in settimana su come riallinearlo. Oggi speriamo di non squaltarci, lo proviamo in rasatura. Io ho messo la regolazione a 4, che corrisponde a 6, perché come ben sapete ha i numeri 6 e 4 invertiti. Scappa da ridere perché è una cosa così semplice. Comunque, insomma, vediamo, se non ci scoltiamo, magari, chissà, ne esce anche una bella rasatura, però io ritengo, cari amici, che sia un rasoio fatto veramente con approssimazione. Useremo oggi per accompagnarci in queste prime atmosfere primaverili Tallow numero 1 di Goodfellas, perché il suo floreale mi attira parecchio. La lametta, perché una sola se ne monta, che ho utilizzato sono le Gillette Ruby Plus, che sono molto simili alle Gillette Platinum, solo che sono un po' più morbide. Mi sembravano appropriate visto il grado di taglio medio-alto e tutto il resto per provare questo rasoio. Non volevo mettere delle Feather o delle Kai perché onestamente non mi sembrava il caso, e mi sembrava anche un pochino di falsare tutto quanto. Invece una lametta media mi sembra la cosa migliore. Poi dopo, tra una passata e l'altra, regoliamo il rasoio, così alla massima, diciamo, aggressività. Comunque proviamo un regolabile, quindi maglietta del regolabile, mi sembra giusto, no? A proposito, tutto bene? Gli amici del Montefeltro Wet Shaving, il nostro gruppo di riferimento, che ci seguono, insomma, tutto bene? E poi gli amici del canale YouTube di Montefeltro Wet Shaving. Bagniamo il viso e iniziamo questa rasatura. Acqua bella calda per dilatare i pori. Ah, non vi ho parlato del pennello, perché giustamente anche lui ha una sua importanza. Visto che utilizzavamo un rasoio Yaki, ho deciso di usare il Rainbow, l'arcobaleno, il pennello di Yaki molto morbido. Insomma, era tantissimo tempo che non lo utilizzavo. Vado a prelevare un po' di sapone, che ormai è quasi agli sgoccioli. Questa è una delle prime produzioni di Tallow numero 1, come al solito un generoso pezzo, perché non ci vogliamo far mancare nulla, eh. E va bene. E poi iniziamo, giusto, non vi ho fatto vedere, iniziamo ad inglobare. Solo una stemperata in ciotola, niente montaggio, che faremo totalmente in viso per avere la massima protezione. Sciolgo solo il sapone e lo inglobo nel ciuffo, come al mio solito ormai. Se avete seguito qualche mio video, probabilmente avrete già visto. Tanta schiumetta, forse anche più di quella che mi aspettavo. Credo di non aver strizzato il pennello a sufficienza. Nessuno è perfetto, tanto meno io, figuriamoci. Spero che vi stia piacendo la programmazione del canale YouTube Montefeltro Wet Shaving, perché ci stiamo impegnando molto per produrre nuovi contenuti, sia io che tutti gli altri cavalieri del Ducato del Montefeltro. Sono uscite tante belle sbarbate, ho visto il Loppi, che Lorenzo sei stato un grande, Ragazzi, una sbarbata di primo ordine. Intanto qua si apre magicamente il profumo di primavera e di un campo fiorito con Tallow numero 1 di Goodfellas, ma oggi non è una sbarbata molto sensoriale, nel senso che sì, lo è anche, ma
principalmente una sbabbata per provare il rasoio. Un'ultima bagnata al viso, una rapida insaponata e poi passiamo a provare quello che interessa a noi, la ciccia, la carne, quella bella succosa, speriamo. Speriamo che sia succosa e non sia dolorosa. No, a parte gli scherzi, non lo so proprio. Ho letto alcuni commenti di persone che hanno usato questo rasoio e ne sono rimaste entusiaste. Ne ho letti altri non altrettanto entusiasti. Ora, questo non so se deriva dal fatto che non hanno trovato il punto zero e sono andati un po' a caso, perché come vi ho già raccontato, questo rasoio è settato come esce da Mamma Yaki, al contrario, cioè il punto più aggressivo a 1, il punto meno aggressivo a 6. Io ho studiato, bastato girare la base plate di 180 gradi per avere invece un normale utilizzo, un po' come i vecchi Gillette, anche il Progress che ho qua in maglietta è il Progress, forse uno dei migliori rasoi regolabili mai usciti, senza nulla togliere ai Gillette che sono altrettanto validi. Li ho praticamente tutti dagli anni 50 fino agli anni 70, ma il Progress, permettetemelo, lo ritengo un rasoio molto particolare, impossibile da non avere per gli appassionati. Direi che ci diamo un taglio con l'insaponata, nel senso che poi noi dobbiamo provare il rasoio. Il viso l'ho preparato prima con una bella doccia, quindi direi che ci siamo abbondantemente. Yaki regolabile, regolato a 4, che corrisponde a 6, cioè alla massima aggressività, con le lamette Gillette Ruby Plus, e vediamo, speriamo che non sia un video splatter, perché insomma, un po' di timore ce l'ho. Comunque dai, sull'altare della rasatura bisogna immolarsi assolutamente. Pronti, 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 pronti? Sì, sì. Wow. Allora, vi posso dire che la lama si sente. Voi potrete dire, ma l'hai appena appoggiato sul viso? Sì, è vero, l'ho appena appoggiato sul viso, ma la lama l'ho sentita, quindi... Cavolo, se si sente. Ok, pare che taglia. Ancora non mi sono squaltato, quindi va bene. Ok, andiamo avanti. Ma mica così male. Sono perplesso, pensavo l'apoteosi della schifezza, invece. Ma non è neanche, cioè la barba la tira via, però non è aggressivo. Strappetta un po', ma del tutto accettabile, perché non ho neanche una barba corta. È di 3 giorni questa. Pensavo peggio, tutto sommato si usa con facilità. Forse ho anche azzeccato la lametta, che non è male. Vediamo un po' la simmetria. Sì, direi che la simmetria c'è. Ah. Mica male. No, è che non me lo aspettavo. Tutto lì. Pensavo a una rasatura più cruenta. A volte le impressioni ingannano, è proprio vero. Mai fidarsi
delle prime impressioni. Questa settimana lo dico più che altro per gli utenti YouTube che non sono iscritti al gruppo Facebook. Questa settimana sul gruppo Montefeltro e anche la settimana prima si è parlato molto di questo rasoio. Accidenti, ha tolto veramente molto. Ok, io direi che come prima passata può andare. Sì, qualcosa ha lasciato, ma sono anche stato io che ho tenuto la mano piuttosto leggera per non... Ora vi faccio vedere lo strano sistema, perché per la passata di pelo traverso volevo metterlo a 3. Lo strano sistema per regolarlo, vabbè, il 3 è un numero che corrisponde. Comunque, cosa bisogna fare? Bisogna... intanto mi asciugo le mani perché qua c'è da farsi male, perché è un sistema assolutamente assurdo. Bisogna giustamente allentare questo, poi tenere la ghiera e allentare questo, cosa che non mi sta riuscendo perché ho le mani bagnate, e vedere che devo fare tutta la rasatura così a 4. No, va bene, ci sono riuscito. E girare naturalmente finché non incontriamo il 3 che viene dopo il 6, perché hanno sbagliato, sono vergognosi, gnocchi, hanno sbagliato, hanno invertito il 4 con il 6. Sì, assolutamente il gap è sceso. Ok, risciacquatina al viso, insaponatina veloce. Qua c'è, ha portato via veramente molto, bisogna dire la verità, dare a Cesare quello che è di Cesare, e di un comfort c'è stato. L'acqua calda diventa una chimera. Però che palle questa acqua calda, ma voi ce l'avete il problema dell'acqua calda che non vi arriva, oppure avete un impianto pazzesco che vi arriva subito l'acqua calda? Ah sì, bello, alla temperatura giusta. No, perché sarebbe interessante per me almeno nei commenti, se mi scrivete se vi arriva l'acqua calda, eh? Subito, cioè l'acqua calda arriva subito, a me non arriva subito d'inverno, l'estate arriva fin troppo perché non la vorrei. Ah, io stavo ravvivando un po' il sapone, eh? Ok, stavolta prometto che facciamo prima del solito. L'ultimo video è durato 37 minuti, è una cosa abominevole, non posso pensare di sottoporre la gente ad uno strazio del genere. Quella che sentite in sottofondo è la musica di Johann Sebastian Bach, proprio in questi giorni al compleanno di Johann Sebastian Bach, nato nel 1685, quindi ho pensato bene di ascoltare i suoi concerti per quattro clavicembali, anche se qua, ad essere sinceri, non ci sono i clavicembali, ma c'è il pianoforte come basso continuo, perché è una versione un po' più moderna, che a me però non dispiace. Ok. Po, 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 po. Bello, bello, bello. Solenne e austera allo stesso tempo. Questa è la musica di Bach. Basta, basta insaponare, sennò poi... giustamente mi dite che perdo tempo, io non voglio perdere tempo, voglio provare questo rasoio però traverso, rasoio regolato a 3 più o meno, millimetro più millimetro meno, perché non c'è, è una cosa continua, non c'è gli scattini, tanto lo dico come informazione a chi fosse interessato. No, a 3 è molto più dolce in effetti. Io
è la prima volta che lo uso, lo sto facendo insieme a voi, ma non mi sembra un rasoio difficile da utilizzare, anzi l'angolo l'ho trovato in pochi secondi, molto intuitivo. Che angolo ha? Aspetta, questo è l'angolo corretto di utilizzo, quindi né troppo aperto né troppo chiuso. Ok, andiamo avanti, finiamo sto traversino. Facendo un errore gravissimo, perché sono veramente un neofita sulla videocamera. Stavo guardando sulla videocamera e non sullo specchio. Ecco, io penso che questo sia un errore gravissimo, perché il vero feedback ce l'hai sullo specchio. Vabbè, così, tanto per parlarne un po'. Allora, anche il traverso andato per ok, non è andata bene. Allora il contropelo, perché il contropelo lo settiamo a uno, io non lo voglio settare perché è troppo gentile, cioè nel senso che poi non mi taglia la barba. Lo metterei a un po' più di 2, così abbiate 2,5, ma no, dai, 2,5, almeno a 2 lo devo mettere su, se no che prova è, già dovrei metterlo 1 per il contropelo, però a 1 non me la sento. Questo comunque è veramente quasi al gap minimo. Comunque ragazzi, come ho già detto anche prima, è veramente macchinoso da utilizzare questo rasoio regolabile. È vero che è costato 21 euro, però è altrettanto vero che spendendo poco più del doppio abbiamo un Progress 500 che proprio non è neanche lontano parente di questo, da quanto il Progress è migliore ovviamente. Contropelo, dai, a sto punto contropelo non ci possiamo esimere, Chi si estranea dal contro... No, quello era chi si estranea della lotta, però un altro disco. Noi non ci estraniamo dal contropelo, anzi. Noi sosteniamo il contropelo con veemenza, perché ci divertiamo. Profumo veramente eccezionale. Questo è il primo... La prima volta che utilizzo un floreale in questa stagione, perché volevo proprio, mi ha ispirato un post di Luciano Oscar Azzori, che è un mio carissimo amico, che la settimana scorsa ha pubblicato un Shave of the Day molto primaverile e mi è venuta voglia. Poi insomma, praticamente ci siamo. Ok, inizierei subito con il contropelo senza perderci in chiacchiere, perché nessuno me lo ha detto, perché sono tutti gentili, ma io ho il vizio di chiacchierare molto con l'anziano del gruppo, magari stanno, che sono io, l'anziano del gruppo, non lo dicono però lo pensano giustamente. Intanto mi sono sporcato il sapone, è un classico, ma va bene. Ghiacchi regolabile, il Ciofecon, lo chiamerò il Ciofecon. No, poi rade bene, poverino, però è veramente disastrato. Regolato a 2 in questo caso, contropelo, vai. Il mio contropelo, come sapete, è questo. Teniamolo un po' più così, perché il bilanciamento ne guadagna. Ok, tiraggio della pelle, qui vuole un angolo un po' più aperto.
ma anche io sono capra, chiudo l'angolo. Ho appena detto, ci vuole l'angolo aperto e chiudo l'angolo. Ma è normale, eh? Quando c'è da fare la capra io sono sempre al primo posto, ma me ne vanto un pochino, eh? Sapete com'è? Essere capra e vantarsene, perché anche la capra ha la sua ragione di esistere. Anzi, sono animali simpaticissimi. Poi chi mi conosce lo sa, io amo gli animali, ho due gatti che adoro, sia io che mia moglie siamo innamorati di questi felini. Io qua vado, parlo, ma così è dolcissimo, è veramente dolcissimo settato a due. Fantastico. E vedo che porta via, perché i pallini di pelo che rimangono poi nella schiuma sono importanti. No, così mi trovo bene. Comunque poi nelle considerazioni finali vi parlerò un po' bene delle sensazioni che ho avuto durante questa simpatica rasatura. Per me al buio, perché ripeto, lo sto provando con voi per la prima volta. Pensavo di squaltarmi. Forse qua ho premuto troppo, perché io non premo mai, però a volte capita che sento un rasoio molto dal buon feedback, premo e mi frega. Vediamo un po', forse un pochino qua, ma non mi sono squaltato, pensavo molto peggio, eh. Ok, ritocchini, perché qua sotto al mento ho assolutamente bisogno di ritocchi, lo sento, do una sciacquata, però c'è ancora l'acqua tiepida, che culo. Voi avete lo Yaki Rainbow? Io trovo che sia un pennello economicissimo, ma con tanti pregi e con un difetto: è troppo morbido, non ha backbone, però non, cioè, non è un difetto poi in realtà, perché è nato così. A me piace sentire il pennello che spinge, questo non spinge, però è molto preciso. Mi insapono tutto perché faccio una specie di passata di cortesia veloce, che io non faccio mai le passate di cortesia, ma oggi qui abbiamo sapone per qua dentro per insaponare mezzo condominio. Se penso ai miei vicini, l'ultima cosa che voglio fare è insaponarli, semmai saponificarli. Ecco, saponificare i vicini, bello, mi piace. Magari, che ne so, col tallo loro. No, dicevo, è molto importante secondo me i ritocchi con mano leggera. Poi ritocchi, questa è una quarta passata. Ok. Ma sì, dai, facciamo la quarta passata. Intanto oggi, guardate, avevo la barba di un duro, ma di un duro. Sarà gli sbalzi di temperatura. Uno entra in casa, c'è il riscaldamento, un certo tasso di umidità, uno esce fuori, non c'è riscaldamento ovviamente, altro tasso di umidità, e poi la pelle si secca, la barba si indurisce, e quando dobbiamo sbarbare ci dobbiamo porre mille attenzioni. Che poi questa quarta passata, in effetti, che io di solito non faccio, anzi
quando qualcuno mi dice che fa la quarta passata io rimango perplesso, ma sbaglio, perché io sbaglio sempre, perché il peggiore difetto che può avere una persona che parla con un'altra persona è partire dal presupposto di aver ragione, no, quando bisogna ascoltare invece si parla con gli altri, si ascolta e normalmente qualcosa si riesce a imparare. Però anch'io sono un essere umano con i miei difetti e nel mio caso ne ho pure tanti. Va bene, basta ora. Acqua fredda e poi parliamo del rasoio. Gli do una risciacquata giusto per farvelo vedere in condizioni umane. Tanto apro l'acqua fredda, leviamo gli occhiali, ci do anche una pulita. Guardate quanto sapone è rimasto dentro il pennello, io come al solito sono uno spreccone incredibile. E meno male che sono genovese di origine, abito a Rapallo ma sono genovese. Io a Rapallo ci sono venuto quando mi sono sposato. Io sono orgogliosamente genovese. Non tirchio, oculato. Ok. Un'asciugatina al viso e poi passiamo alle considerazioni finali di questo rasoio. Io in testa ora ho le idee più chiare dopo averlo provato. Devo dire la verità, prima di provarlo ero davvero perplesso. Adesso è tutto più chiaro. E questa cosa mi fa incazzare, nel senso che avrei quasi preferito che funzionasse peggio, invece ha funzionato bene. Ragazzi, Floreale, oggi sopro di fiorellino, sopro proprio di fiorellino, vabbè, ma ci sta, eh. Che dire, questo rasoio sarebbe fantastico, funziona bene, ma è rifinito e montato veramente male. Credetemi, io ho avuto un ottimo feedback in rasatura, veramente un ottimo feedback, ma è un'incompiuta. Yaki, personalmente sono deluso, ma dai dettagli, perché poi la sostanza qua c'è. Perché andare alla ricerca così di una vendita di un prodotto incompleto non ha senso. Yaki è un colosso in Cina e sta diventando importante anche qua da noi in Occidente. Avrei gradito, magari pagando anche di più, perché non è un problema di soldi, cioè sì e no. È vero che costa 20 euro poco più spedito, ma avrei preferito un prodotto finito, magari pagato 30 euro, bene, è perché poi è anche ben rifinito, con dei dettagli più, cioè non che l'utente ci deve mettere le mani per farlo funzionare. Vabbè, questo è il mio giudizio, ottima sbalbata, nel senso che il feedback che mi ha dato quel rasoio è veramente buono. Ragazzi, grazie per la visione e ricordatevi di iscrivervi al canale, se volete potete anche azionare la campanella. La settimana prossima credo di ricordare che ci sarà un video veramente speciale, sia mercoledì che sabato. Sabato una video sbarbata, non mia, di un ragazzo, Domenico, che monta i saponi americani in una maniera che io non ho mai visto. Quella è arte. Grazie per la visione. Da Pietro Mangini è tutto.
Buon tutto, di tutto, a tutti.